Bonjour à tous. Buongiorno a tutti. L'intento del mio intervento nell'ambito del modulo che Gianni Trioli ha appena presentato è quello di ricordare, di richiamare alcune nozioni generali sui flavonoli e il loro coinvolgimento in enologia. Che cosa sono i flavonoli, quindi? Il grande gruppo dei polifenoli. Sul piano chimico si caratterizzano con uno scheletro C6C3C6, quindi un nucleo fenolico con 6 atomi di carbonio, un nucleo fenolico chiamato B con 6 atomi di carbonio e questa parte con 3 atomi di carbonio. Une large famille, très large famille. È una famiglia enorme in chimica vegetale. I flavonoli si distinguono in particolare per la loro struttura dell'eterociclo ossigenato 1C3, che si trova qui e che li distingue dai flavanoli, che sono invece le molecole monomeriche dei polimeri che corrispondono ai tannini che ben conosciamo in enologia e che le distinguono anche dagli antociani. Quindi, rispetto alla formulazione chimica di questi eterociclici. I flavonoli dei vegetali, che sono estremamente rappresentati nel mondo vegetale, la quasi totalità dei vegetali li racchiude, si trovano sotto forma glicosilata. La glicosilazione, nella maggior parte dei casi, riguarda l'idrossil carbonio 3 e questa glicosilazione è essenzialmente rappresentata dal glucosio, dall'arannosio, dall'ossilosio o dal galattosio. E quindi abbiamo una glicosilazione monomerica o dimerica, N uguale 1 o 2. Nella maggior parte dei vegetali, vedremo questo non vale per l'uva, vi è una glicosilazione a livello del carbonio 7. Questo per un richiamo generale dal punto di vista della composizione chimica. I flavonoli sono metaboliti secondari ubiquitari delle piante superiori, le ritroviamo in diversi organi, come vedremo. Il ruolo principale loro attribuito è quello di agire da fotoprotettori nei confronti dei raggi UVA e in particolare degli ultravioletti B. Una caratteristica importante di questa molecola è quella di concorrere alla formazione del colore con gli antociani dei fiori e dei frutti e il fenomeno di cui parleremo fra breve della copigmentazione, che naturalmente conoscete molto bene. I flavonoli, dal punto di vista nutrizionale, della nutrizione umana, sono metaboliti particolarmente bioattivi. Sono antiossidanti, forti antiossidanti nel metabolismo delle cellule animali e in particolare sono trappole per i radicali ossigenati liberi e quindi rivestono un interesse antitumorale, in particolare per la salute umana, il che naturalmente invita al loro consumo e invita al consumo dei legumi che sono particolarmente ricchi di flavonoli. E veniamo ora ai flavonoli dell'uva e vediamo quali sono le specificità nel contesto generale della composizione dei flavonoli delle piante superiori. La nomenclatura, giusto per capirci, quindi nell'uva, come dicevo, vi sono un certo numero di flavonoli che si distinguono a loro volta per i sostituenti sul nucleo B, R1 o R2.
La struttura è un po' quella delle formule degli antociani, quindi hanno un certo numero di nomi: chemferolo, quercitina, miricetina, iroamnetina, laricitrina, siringetina, e si distinguono proprio con i sostituenti, e gli ultimi tre, ad esempio, si distinguono dagli altri per il fatto che il sostituente è metoxilato, come la malvidina di Vitigni, di antociani dei Vitigni d'uva. I flavonoli sono localizzati, ubicati nella buccia dell'acino, dell'uva, ma ne troviamo anche, ed è importante da sottolineare, sulla foglia della vite, che è ricca di flavonoli. Un punto da richiamare è il fatto che i flavonoli individuati nell'uva sono glicosilati, tutti glicosilati, sul carbonio 3. I principali osi sono ancora il glucosio, ma anche, nel caso dell'uva, l'acido galatturonico. Segnaliamo anche la presenza di altre osi, galattosio e acetilglucosio. I principali flavonoli che dominano dal punto di vista quantitativo l'uva sono la quercetina 3 glucoside e la quercetina 3 glucuronide. Possiamo distinguere naturalmente varie formulazioni corrispondenti, qui per esempio il glucosio, galattosio e acido glucuronico. Sulla foglia della pianta troveremo in particolare rutina, un flavonolo largamente rappresentato nel regno vegetale, che è un dioloside con associazione di rhamnosio. Eccolo qui, in questa parte. Nel caso di vini rossi, di vitigni rossi, si distinguono per la presenza di flavonoli che non abbiamo nei vini bianchi, mericitina, laricitrina e siringetina, ad esempio, che anch'esse sono naturalmente glucosilate. E in particolare sono flavonoli detti trisostituiti. La via di biosintesi dei flavonoli è molto legata a quella degli antociani nella bacca dell'uva. E quindi le uve bianche sono bianche perché l'attività flavonoide 3,5 idrossilasi non è espressa nelle uve bianche, e quindi tutta la via di destra, anzi di sinistra sulla presentazione, si corregge l'oratore, naturalmente mostra che non si formano malvidine, che è il principale antociano dell'uva, e flavonoli che non sono biosintetizzati nell'uva bianca e che lo sono particolarmente nelle uve di colore rosso. L'accumulo di flavonoli nel corso della biosintesi nelle uve, la cosa che ci interessa, avviene fin dal momento della fioritura, in particolare per la quercetina glucoside. E poi di nuovo ritroviamo un picco di formazione di flavonoli e biosintesi al momento dell'invaiatura. Durante la maturazione dell'uva assistiamo ad un aumento crescente che si esprime con la formazione di acini. La concentrazione massima è di 3-4 settimane post invaiatura. La biosintesi di questi flavonoli, nel caso dell'uva è stata ben dimostrata, dipende
dalle radiazioni UV e in particolare dalle radiazioni dirette. Quindi le pratiche viticole che favoriscono l'esposizione del grappolo d'uva alla luce diretta del sole aumentano fortemente il tenore in flavonoli delle bacche e inversamente se invece i grappoli vengono mantenuti in ombra. Le concentrazioni dei flavonoli dell'uva possono essere molto variabili a seconda del vitigni, a seconda naturalmente delle condizioni anche culturali. Abbiamo, come vedete, questi dati, una decina di milligrammi chilo per acini, e abbiamo altri risultati in letteratura, ne troviamo anche nei poster che sono stati affissi all'esterno, a Enoforum, due poster appunto che danno questi risultati, e potete osservare come i dati qui forniti delle, relativi alle concentrazioni siano più elevati. In particolare vi preciso che le piante selvatiche sono più sensibili e presentano dati maggiori rispetto a quelli presentati sullo schermo, quindi valori più elevati rispetto a questi. Quali sono allora i flavonoli dell'uva, della buccia, oppure che vengono liberati durante le operazioni di vinificazione e che poi vengono naturalmente a confluire nel vino? Un punto particolare è il fatto che i flavonoli glicosidi, come ho già ricordato, dell'uva, coesistono nella composizione del vino con le forme agliconiche che vengono sprigionate a seguito di fenomeni di idrolisi. La conseguenza di questo è che nel corso del tempo, durante la fase di vinificazione e anche durante la conservazione, la quercetina aglicona diventa sempre più presente, domina la composizione in flavonoli del vino, quindi la quercetina aglicona, non glicosilata. In modo generale, come capite bene, la concentrazione in flavonoli dei vini varia con la ricchezza dell'uva che viene impiegata per la vinificazione, che viene vinificata, e capirete anche facilmente come le condizioni di macerazione, la temperatura, la durata, eccetera, svolgano un ruolo importante sul fenomeno di diffusione e quindi la concentrazione e le condizioni di remontage durante la vinificazione in rosso. Affronto ora l'ultimo, aspetto che desideravo presentarvi come richiamo generale e vi parlerò brevemente delle proprietà reattive dei flavonoli, concentrandomi sulle proprietà che incidono in ambito enologico. La prima di queste proprietà reattive riguarda l'idrolisi. Come abbiamo visto, i flavonoli glicosidi sono suscettibili di idrolisi, c'è un legame eterosidico fragile e si forma l'aglicone corrispondente. Questa idrolisi può essere di natura enzimatica, è stata dimostrata naturalmente, a seguito della quale le glucosidasi eventualmente presenti risultano molto attive e formano agliconi, perché in effetti i flavonoli glicosidi sono soprattutto glucosilati. Altre attività possono verificarsi, galattosidasi, nonché rhamnosidasi in caso di rutina, il flavonolo delle foglie delle viti, come abbiamo ricordato prima. I lieviti, Saccharomyces o non Saccharomyces, e i
batteri lattici possiedono una qualche forma di attività glicosilasi in particolare, ma anche altre attività minoritarie, galattosidasi o rhamnosidasi, e altre tipi di attività è noto, diciamo, e quindi possono essere interessanti, e presenteremo i risultati degli effetti nel corso della fermentazione da parte ottenuti proprio con l'impiego di lieviti durante la fermentazione. Sappiamo che i preparati enzimatici impiegati a scopi tecnologici, come la sfecciatura ad esempio, racchiudono, per poter rivelare gli aromi, racchiudono anche attività glicosilasi e in particolare glucosidasi. Queste attività devono essere specifiche, devono essere dirette specificamente verso i flavonoli per determinare una reazione interessante. Le preparazioni, i preparati commerciali che sono oggi disponibili, sono state, diciamo, costruite, concepite affinché l'attività di antocianasi cosiddetta non avvenga e non risulti presente. Possiamo immaginare un'analogia di strutture flavonoidi fra i flavonoli e gli antociani, e che gli enzimi, anche se si tratta di un'attività glucosidasi presente nell'idrolisi enzimatica, che queste attività siano molto attive rispetto soprattutto ai flavonoli glicosidi in particolare. L'altra via di idrolisi è quella dell'acidità, quindi idrolisi chimica, rispetto al pH del vino. E lo stesso vale per le molecole di antociani. Un'idrolisi chimica, di tipo chimico, che può verificarsi e che influisce sul pH del vino. Un secondo punto sono i fenomeni ossidativi che, qualora si verifichino, possono incidere sulla composizione in flavonoli del vino. È stato constatato, si è visto, che in fase di apporto di ossigeno, di ossigenazione, oppure in fase di permanenza in barrique, si è notata una diminuzione del tenore globale in flavonoli. Quindi si potrebbe supporre, è un'ipotesi, che siano queste molecole siano sottoposte a fenomeni di tipo ossidativo. Un secondo punto, l'avevo già menzionato all'inizio della mia presentazione, si riconosce a queste molecole un ruolo antiossidante, una trappola per radicali liberi, largamente studiato e ampiamente anche riscontrato negli alimenti. Questi flavonoli possiedono dunque questa proprietà di intrappolare i radicali liberi e di partecipare, di concorrere proprio agli effetti antiossidanti così interessanti oggi. Potremmo immaginare quindi che, anche se la loro concentrazione naturalmente è inferiore a quella dei tannini, potrebbero comunque avere un effetto antiossidativo, e sono proprietà, anche se potenzialmente può essere menzionata, è riequilibrata dalla ricchezza tanninica nel consumo di ossigeno disponibile che ritroviamo nel vino, se ne ritroviamo. Il terzo elemento riguarda la struttura stessa della quercetina, e mi riferisco in particolare alla quercetina. Sappiamo che la forma ortodidrossilata fenolica del nucleo B del flavonolo è propizia, particolarmente vantaggiosa per i fenomeni ossidativi ben noti, tannini e altro, quindi una struttura potenzialmente
alla base della formazione dei fenomeni ossidativi proprio a causa di questa particolare struttura. Il terzo punto ed è la partecipazione dei flavonoli alla complessificazione dei metalli. In letteratura abbiamo un certo numero di indicazioni che ci indicano come sussistano interazioni dei flavonoli con i metalli, rame, ferro, zinco e quant'altro, grazie alla loro struttura particolare. Chelati, in particolare, che sono propri ai metalli, e abbiamo già citato alcune proprietà, nonché il raggruppamento orto di idrossille. Nel vino queste strutture non sono state, diciamo, dimostrate né testate per il pH del vino, che non è favorevole a questi fenomeni di complessazione che sono stati citati in letteratura più in generale. È comunque possibile supporre che con basse velocità di reazione in bassa proporzione i flavonoli si possano ritrovare in forma complessata e quindi la presenza di metalli, dicevo ferro, rame, in questa forma. Altre interazioni intermolecolari sono possibili e sono l'ultimo elemento che citerò. E vi porto l'esempio dei fenomeni della copigmentazione. Abbiamo parlato prima di copigmentazione. I flavonoli sono sostanze che partecipano, sono proprio molecole candidate alla formazione di copigmenti, il che spiega proprio il colore dei fiori e dell'epidermide dei frutti. Quindi si tratta di interazioni idrofobiche, un sistema di stacking, di impilamento PP fra una molecola di antociano e un copigmento, un'altra molecola. Dicevo prima, i flavonoli sono ottimi candidati per ripristinare questo tipo di interazioni e svolgere un ruolo nei fenomeni di copigmentazione. Sono rappresentati in queste forme, sandwich, per così dire, impilate, proprio forme che sono dovute alla forma quasi piana dei nuclei flavonoidi. Inoltre, in letteratura si è dimostrato, sulla base degli studi in questi studi di fermentazione, di formazione, mi scuso, dei flavonoli, che la quercetina glicona ha una maggiore affinità rispetto agli antociani per ottenere questi fenomeni di copigmentazione, quindi per lavorare in forma copigmentata, diciamo, con altre molecole. Vorrei anche citare ora un altro punto, in particolare un lavoro che è stato condotto sulla base della domanda: i flavonoli partecipano ai fenomeni di percezione della stringenza. Un lavoro spagnolo e portoghese. È stato dimostrato, emerso da questi lavori, che la quercetina 3-glucoside, non è la forma glicone, interagiva con le proteine della saliva umana, nonché con un peptide modello, un peptide che corrisponde a delle proteine ricche in prolina, PRP, il che significa che i flavonoli hanno la capacità di interagire con le proteine in generale. E hanno anche dimostrato, emerso da questo studio, con tecniche di diffusione della luce, tecniche avanzate, sono lavori recenti, come vedete 2016, è stato dimostrato che i flavonoli formano degli aggregati per impilamento, quindi formano degli aggregati che restano però metastabili. Quindi sulla base di questo ci potremmo chiedere
e porre una serie di domande. Che ne è dell'interazione con le proteine, l'attitudine dei flavonoli di interagire con le proteine e poi anche con i complessi sovramolecolari che includono le proteine e quale potrebbe essere la reazione? Per poter rispondere bisogna ricordare certamente i lavori che ho citato sul carattere, sulla nota astringente, test effettuati con la molecola della quercetina glucoside a dosaggi superiori a 200 mg litro. Lo stesso non vale per il vino in generale. Tuttavia ci si può porre la domanda della possibilità del verificarsi di queste interazioni e vedremo adesso in quali circostanze. Sì, cerco di accelerare e concludo su questo punto, grazie. Formazione di torbidità e di precipitati dovuti alla quercetina a glicone. La prima tappa idrolisi, formazione della glicone, che è funzione del livello dell'attività enzimatica. La quercetina glicone ha la capacità di formare delle interazioni idrofobiche, di formare aggregati, a loro volta funzione della concentrazione. Solo a un certo livello di concentrazione può verificarsi questo fenomeno. Gli aggregati metastabili a loro volta possono determinare dar luogo ad un precipitato e quindi a strutture aggregate più solubili. Quello che può provocare aggregazione e insolubilità può essere data ad aggregazioni sovramolecolari con proteine o con tanninoproteine già formate, oppure può essere correlata all'evoluzione dei copigmenti, all'ossidazione degli antociani e le ossidazioni dei metalli di transizione, i fenomeni di ossidoriduzione possono sicuramente essere chiamati in causa. La mia conclusione è questa, sulla base e sulla scorta di tutti questi dati e valori, per rispondere alle ipotesi avanzate, dobbiamo senz'altro avere una maggiore conoscenza dei flavonoli dell'uva e del loro futuro nel corso della vinificazione per poter sviluppare mezzi vitivinicoli che ci consentano di ottimizzare la ricchezza in flavonoli glicosidi e di impedire la formazione di quercetina a glicone. Grazie.